Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il servizio di apertura di oggi riguarda i nuovi consiglieri regionali eletti nella tornata elettorale dello scorso 31 maggio. Vediamo chi sono e cosa indicano fra le priorità della politica umbra. Con 13 nuovi consiglieri regionali su 20, l'Assemblea di Palazzo Cesaroni esce decisamente rinnovata dalla tornata elettorale dello scorso 31 maggio. Le urne hanno confermato alla guida della Giunta regionale il candidato della coalizione di centrosinistra Catiuscia Marini, che siederà nell'aula dell'Assemblea regionale insieme a 12 consiglieri della maggioranza, 10 del Partito Democratico, uno dei socialisti riformisti e uno di Umbria Più Uguale. Il candidato della coalizione di centrodestra, Claudio Ricci, prenderà posto sui banchi dell'opposizione insieme a due eletti della Lega Nord, uno di Forza Italia, uno di Fratelli d'Italia AN e un consigliere della lista civica Ricci Presidente. Entrano per la prima volta a far parte dell'Assemblea Legislativa di Palazzo Cesaroni due consiglieri del Movimento 5 Stelle, tra cui il candidato Presidente Liberati. E se i numeri del nuovo Consiglio regionale mostrano un sostanziale rinnovamento nella composizione dell'Assemblea, 7 gli uscenti riconfermati, l'età media dei consiglieri, compresa la Presidente Marini, è di 49 anni, esattamente come nella precedente legislatura. Il consigliere più giovane è Emanuele Fiorini, 34 anni, della Lega Nord. Il più anziano è Silvano Rometti, 61 anni, dei Socialisti Riformisti, che supera di qualche settimana Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico. A livello di rappresentanza territoriale, Perugia e Terni hanno eletto ognuna 5 consiglieri regionali, dei quali Perugia 3 di maggioranza e 2 di opposizione, Terni 2 di maggioranza e 3 di opposizione, l'Alta Valle del Tevere 3, di cui 2 di maggioranza ed 1 di opposizione, Foligno 2, 1 di maggioranza e 1 di opposizione, la Media Valle del Tevere 2, entrambi della maggioranza, compresa la Presidente Marini, Gubbio 2 consiglieri, entrambi della maggioranza, e infine l'area Sisi-Cannara ha eletto 2 consiglieri, uno di maggioranza e l'altro il candidato Presidente Ricci di opposizione. Queste le priorità per la prossima legislatura di alcuni nuovi consiglieri regionali. Cercheremo di fare un'opposizione sui temi, a partire da quello del risparmio, ridurre gli sprechi per creare più risorse da destinare allo sviluppo e alla diminuzione delle tasse a partire dall'addizionale IRPEF regionale. Più qualità nei servizi sanitari a partire dalla riduzione dei tempi di attesa per gli esami clinici. Un'unica agenzia regionale per lo sviluppo legata alla promozione culturale, turistica, alla possibilità di dare alle imprese anche più credito e soprattutto maggiore internazionalizzazione, cioè aiuto al sistema delle imprese per promuovere meglio i prodotti su scala europea e internazionale. E poi il sistema dei trasporti, riportare l'Umbria al centro del sistema dei trasporti a partire dall'alta velocità ferroviaria per il miglioramento delle infrastrutture stradali e per lo sviluppo sempre maggiore del sistema aeroportuale dell'Umbria. Le priorità per questa legislatura sono anzitutto il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo promesso in campagna elettorale che la situazione già molto grave dei più deboli, quindi le condizioni familiari, le condizioni di vita dei più deboli sarebbero state nella nostra priorità politica. Quindi intendiamo dare seguito a questo genere di promessa, a questo genere di impegno ed è quello che intendiamo fare. Quindi presenteremo unitamente, peraltro, agli altri ex candidati presidente del Movimento 5 Stelle, quindi a tutti i consiglieri regionali eletti del Movimento 5 Stelle, delle 7 regioni che sono andate al voto, una proposta in tal senso, reddito di cittadinanza. Ma naturalmente non possiamo esimerci dal ricordare che non possiamo eludere il grande tema della legalità.
che mi pare evidente sia quanto mai nell'agenda politica italiana e anche umbra. Quindi gli intrecci politico-affaristici, dobbiamo indagare, dobbiamo approfondire, dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere tutto anche di certe determine dirigenziali, di tanti atti di questa regione che non sono emersi all'esterno e che noi faremo tirar fuori alla dirigenza e alla politica che ha evidentemente coperto tutto. La priorità sulla quale concentrarsi è il tema del lavoro, un tema emerso in tutte le discussioni, in tutti gli incontri della nostra campagna elettorale, un tema conosciuto a tutti noi e fortemente dibattuto e analizzato. Proprio su questo aspetto credo sia importante concentrare gli sforzi del prossimo Consiglio regionale, pensando di individuare quelli che possono essere gli assi puntanti importanti della nostra regione, sui quali concentrare sforzi e risorse e le tante opportunità che l'Europa mette a nostra disposizione. Quindi puntare sul tema del turismo, sul tema dell'agricoltura, cercando di dare sfogo a quelle che sono le tante potenzialità ancora non del tutto espresse dalla nostra regione. Le nostre priorità che saranno portate avanti in Consiglio regionale, che sono innanzitutto, come io mi sono presentato un po' ai miei elettori, ai miei concittadini, la sicurezza, che è un argomento in cui la Lega ha dato molto suggerimenti al Ministero degli Interni, ovviamente al Governo Renzi, la famiglia, credo che la famiglia sia un fondamento importantissimo della società, quindi tutto verrà fatto a sua tutela, la famiglia tradizionale, quella nel vincolo del matrimonio e della convivenza e ovviamente a tutela dei figli. Ovviamente il lavoro e il buon governo della sinistra non è esistito in questi anni, ha scoperto ovviamente i nervi delicati sul mondo del lavoro, si è visto i ritardi nel pagamento della cassa integrazione e le difficoltà delle aziende per via delle tasse che opprimono il lavoro. Quindi tutta una serie di procedure che vanno incontro a queste tre esigenze importanti, mi farò portatore di contributi, di idee, quindi ripeto sicurezza, famiglia e lavoro. Lavorerò per la sanità, ovviamente, qualsiasi sia il mio ruolo nel Consiglio regionale, per attuare la riforma sanitaria che è stata definita e stilata dalla precedente legislatura, e ovviamente bisognerà mettere a punto la riforma della sanità territoriale, i servizi territoriali, le cure primarie, investire nel capitale umano perché quella è la priorità più importante attualmente. e bisogna razionalizzare le liste d'attesa con un governo della domanda più appropriato e ovviamente un punto fondamentale è la prevenzione. Sulla prevenzione si gioca la futura sostenibilità della nostra sanità regionale e non solo. Poi ovviamente c'è da fare il discorso dell'economia, rilanciare l'economia, investire nelle imprese che fanno investimenti, fanno innovazione, si confrontano sul mercato internazionale, rilanciare il turismo come motore della nostra economia regionale. Io penso anche al discorso del lago Trasimeno, penso alla cultura su Spoleto, sui nostri territori di altissimo valore artistico e culturale, quindi bisogna lavorare su queste cose per rilanciare l'economia umbra. Il nostro impegno, il mio impegno per la Regione per quanto riguarda innanzitutto la sicurezza, considerando poi le ultime vicende che stanno avvenendo nel territorio ternano, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, per quanto riguarda la gestione delle cooperative rosse e l'impegno soprattutto nell'agricoltura, perché crediamo che l'agricoltura può essere un grande settore che può produrre sviluppo economico. E impegnarci per creare poi in alternativa anche altri posti di lavoro. L'obiettivo fondamentale è rimettere al centro della politica la persona, la famiglia, la società nel suo insieme legate a queste realtà della persona e della famiglia.
Naturalmente correlata a questa realtà c'è il lavoro, ci sono gli ambiti legati all'agricoltura, all'industria, diciamo tutto ciò che l'ambiente, tutto ciò che evidentemente può supportare la vita delle persone. Quindi è questo l'obiettivo fondamentale, ridare un senso profondo alla politica in funzione della popolazione. Durante la campagna elettorale abbiamo toccato con mano la sofferenza di una parte importante, significativa di molti cittadini. Il primo compito è quello di dare una risposta politica e la prima risposta è essere trasparenti noi che facciamo politica, quindi ridurre innanzitutto i costi della politica. Le emergenze sono dare lavoro, quindi creare nuove start-up, imprese innovative di giovani e contrastare il dilagare della povertà. E poi l'Umbria è fatta di città meravigliose, dare a tutte le stesse opportunità, una sussidiarietà dal basso. Tutti i territori devono avere la loro parità di dignità e di trattamento da parte della regione. Ma sicuramente l'attività che noi faremo in Consiglio sarà un'attività molto importante e molto specifica. I temi prioritari su cui la Regione dovrà mettere le mani subito, noi riteniamo come priorità importanti, sono nell'ambito della sanità, nell'abbattimento delle liste d'attesa, mettere le mani assolutamente nel nostro sistema di trasporti, sia ferroviari che sia aerei, e soprattutto l'aspetto che riguarda le imprese, che per noi sono il tessuto sociale della nostra realtà umbra, per cui è necessario prevedere una detassazione di ciò che riguarda l'aspetto appunto fiscale delle imprese stesse e pensare anche a creare dei sistemi che possano agevolare in un momento di crisi così importante l'accesso al credito per tutte le nostre realtà imprenditoriali che ne hanno bisogno. Le priorità per la 10ª legislatura sono senza dubbio quelle di rimettere in moto il sistema umbra, rimetterci a correre, rimettere in moto l'economia, creare produzione, creare lavoro, creare occupazione sul nostro territorio. In questa campagna elettorale abbiamo sentito tanta speranza, ma anche tanta disillusione per quello che è stata la crisi economica in questi anni nel nostro territorio. Credo che le politiche regionali debbano essere orientate in questi anni proprio verso quella priorità, cioè la priorità di rimettere in moto l'economia regionale attraverso investimenti importanti sia sulle infrastrutture sia ovviamente legate alla programmazione dei fondi europei, con il fine unico o comunque sia prioritario quello di creare occupazione per i tanti giovani e anche creare una speranza per coloro che hanno perso lavoro in questi anni anche se sono meno giovani. Queste saranno, io credo, ovviamente le priorità. Sembrano parole semplici, ma è chiaro che verso questo tipo di interventi dovremmo orientare la gran parte delle nostre risorse, la gran parte dei nostri interventi. Le priorità del Movimento 5 Stelle sono il reddito di cittadinanza, già ha detto il mio collega Andrea Liberati. Provvederemo a presentare anche in Umbria questa istanza per il reddito di cittadinanza, peraltro che è già stata portata in Molise e siamo al corrente che anche in altre regioni la stanno proponendo. Io ho delle competenze in materia di bilancio e il mio supporto sarà proprio quello di andare a valutare come intende, come spende la Regione Umbria le risorse di cui dispone allo scopo di proporre una migliore allocazione, proprio perché il reddito di cittadinanza è una misura importante e necessaria. È importante sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico. Rimettere in circolo una certa quantità di risorse sicuramente farà bene all'economia, farà bene alle nostre piccole e medie imprese.
Il segretario generale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Fabio Piergiovanni, spiega in questo servizio tutti i passaggi che stanno preparando l'avvio formale della decima legislatura. Il 10 giugno l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, istituito presso la Corte d'Appello, ha nominato i nuovi consiglieri regionali, quindi ufficialmente dal 10 giugno è iniziata la decima legislatura regionale. La prima seduta del Consiglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data delle elezioni e andrà convocata dal consigliere più anziano d'età, che nel nostro caso è il consigliere Silvano Rometti. In questo momento, in attesa della prima seduta del Consiglio, si stanno costituendo i gruppi consiliari. Il nostro regolamento prevede che per costituire un gruppo consiliare sia necessaria l'adesione di almeno 3 consiglieri. È possibile anche avere monogruppi, cioè gruppi costituiti da un solo consigliere, a patto che gli stessi siano costituiti sulla base delle liste che li hanno eletti. I gruppi consiliari devono essere costituiti entro 5 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Nella prima seduta del Consiglio regionale verrà eletto l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da 2 vicepresidenti. Nelle prime 3 votazioni è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati alla regione. Dalla quarta votazione, che avrà luogo il giorno successivo, sarà necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Per garantire la presenza delle minoranze all'interno dell'ufficio di presidenza, i membri dell'ufficio di presidenza, presidente e 2 vicepresidenti, vengono eletti con votazioni separate. Per quanto riguarda i vicepresidenti, i consiglieri avranno la possibilità di votare un solo nome, così da permettere appunto anche alla minoranza l'elezione di un proprio rappresentante. Una volta eletto, l'ufficio di presidenza come primi compiti avrà quello di convalidare gli eletti, controllando se ci sono cause di ineleggibilità o di incompatibilità. La seconda fase sarà quella della nomina delle commissioni consiliari permanenti. Le commissioni sono 3: affari istituzionali, affari economici e sanità e servizi sociali. Più c'è il comitato di monitoraggio e vigilanza sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni vengono composte seguendo le indicazioni dei gruppi consiliari, che nominano i propri componenti all'interno delle commissioni stesse. Il presidente dell'Assemblea legislativa costituisce le commissioni tenendo conto delle indicazioni dei gruppi e tenendo conto di quel rapporto necessario fra maggioranza e minoranza. Fatti questi adempimenti, nella successiva seduta del Consiglio regionale la Presidente della Giunta presenta il proprio programma e presenta la squadra degli assessori che nel frattempo ha provveduto a nominare, e formalmente inizia l'attività di governo della nostra regione. Il Comitato regionale per le comunicazioni, il Corecom dell'Umbria, ha presentato a Palazzo Cesaroni il report sulla comunicazione elettorale per le elezioni del 31 maggio. Il servizio è di Marco Paganini. La campagna elettorale per le elezioni regionali si è svolta con un grande equilibrio nell'ambito della comunicazione e nessuna violazione è stata segnalata al Corecom. È questa la sintesi dell'attività di monitoraggio svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, presentata durante una conferenza stampa della Presidente Maria Gabriella Mecucci. La ricerca era mirata a verificare come è stata veicolata l'offerta elettorale dei candidati, quali sono stati i temi scelti e quale spazio i diversi media regionali hanno riservato a liste e coalizioni. Un lavoro che ha analizzato i servizi mandati in onda dal TGR Rai e dalle emittenti private, oltre agli articoli pubblicati sui giornali cartacei e sui portali online. La campagna elettorale è stata nei media piuttosto equilibrata, direi. Non ci sono stati grandi favori a nessuno né grandi penalizzazioni di nessuno. Sostanzialmente il trend è questo. Il TG3 dà un'informazione equilibrata che però sul terreno delle notizie viene determinato un avanzamento, una quantità di notizie più forte sul centrodestra rispetto al centrosinistra, mentre per quanto riguarda i candidati in senso stretto, Marini e Ricci, è
equivalente. Poi subito dopo vengono gli altri, ma non a grande distanza, quindi c'è un equilibrio sostanziale. La maggior presenza nel notiziario del centrodestra non è dovuta a squilibrio o a volontà di privilegiare, ma piuttosto è dovuta al fatto che nel centrodestra c'erano più liste e quindi 6, mentre nel centrosinistra ce n'erano 4, e questo ha determinato un surplus di informazioni sul centrodestra. La seconda ragione è dovuta al fatto che sono venuti molti leader nazionali del centrodestra e molto qualificati, e questo naturalmente ha prodotto il fatto che facesse notizia questa cosa qui. Nell'emittenza locale equilibrio totale, bisogna riconoscerlo, tranne il fatto che la Marini per sua scelta è stata assente dalle trasmissioni dell'emittenza privata. Nella stampa rapporto invertito rispetto al TG3, praticamente il doppio dell'informazione è sul centro-sinistra e la metà appunto è sul centro-destra. Tra i temi affrontati con maggiore frequenza dai candidati ci sono la ripresa economica e il lavoro, seguiti dalle questioni sociali come la lotta alla povertà, il sostegno alle famiglie e il reddito di cittadinanza. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito ufficiale dell'Assemblea Legislativa regionale, consiglio.regione.umbria.it, e sul canale YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.